Podcast. È stata la mano di Dio. Non è solo il titolo di un splendido film di Paolo Sorrentino, uscito qualche anno fa. È quello che pensa Donald Trump, il candidato presidente degli Stati Uniti che evidentemente si sente miracolato due volte. Si era salvato già il 14 luglio scorso, a Butler, in Pennsylvania, quando un proiettile sparato da poche decine di metri da Thomas Matthew Crooks gli aveva ferito un orecchio e non lo aveva ucciso solo perché lui, parlando, si era voltato appena verso un lato della folla che lo stava osannando. Ora ci risiamo, a quanto pare. Nuovo attentato, sventato all'ultimo minuto, stavolta addirittura nel suo golf club di West Palm Beach. Di nuovo un altro miracolo, secondo il tycoon, che si considera in missione per conto del divino. Ma che America va al voto in questa spirale di odio e di violenza senza precedenti? Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. Thank God the president's okay. I think we got a full report so far. We're down there tonight. But one thing I want to make clear, the service needs more help. And I think the Congress should respond to their needs if they in fact need more services. So that's what we're going to be talking about. Quello che avete appena sentito male è Biden. Appena sceso dall'elicottero davanti alla Casa Bianca, Sleepy Joe ha commentato il nuovo mancato attentato a Trump, dicendo che per fortuna l'ex presidente sta bene, ci ha parlato, ma che ora bisogna davvero aiutare e rafforzare il Secret Service. La reazione del presidente uscente è esemplare, possiamo dirlo. Fair play nei confronti dell'avversario, prima di tutto. E poi una riflessione giusta sulla sicurezza interna. La CIA e gli apparati dell'amministrazione stavolta hanno funzionato, al contrario di quel che era successo a luglio, prima dell'estate. Ma anche stavolta un potenziale assassino sapeva dove era l'ex presidente ed è arrivato con un fucile automatico AK-47 a poche centinaia di metri da lui. A questo punto il sospetto, quindi, è che tra gli addetti alla security possa esserci addirittura una talpa. Sarebbe un fatto clamoroso e gravissimo. Diciamolo pure un'altra volta, senza precedenti. Le autorità indagano. Il procuratore Dave Aronberg ipotizza che non ci siano certezze sulle reali intenzioni di Ryan Wesley Root, il 58enne un po' svalvolato e armato e disarmato poi dagli agenti. Non è detto che volesse davvero assassinare Trump, anche se aveva un fucile con il numero di serie a braso, anche se era stato già accusato e condannato di crimini federali legati alle armi. Ma tutto questo appunto attiene all'inchiesta, che ora farà il suo corso e accerterà se ci sono responsabili di fughe di notizie all'interno dello staff dell'ex presidente. Quello che conta però adesso è capire il clima avvelenato e sempre più esacerbato di questa campagna elettorale nella prima democrazia del pianeta. Le tossine che circolano nel corpo dell'America, ancora una volta, le tira fuori lui, la vittima teorica di queste tentate violenze, ma che invece risulta alla fine quasi sempre, a sua volta, il vero carnefice. L'attentatore ha agito sull'onda del linguaggio incendiario di Harris e Biden. Ha detto esattamente questo Trump in un'intervista comoda alla sua televisione preferita, Fox News. Ancora una volta, invece di placare gli animi e di rassicurare il popolo americano già turbato e già disorientato di suo, l'ex presidente getta benzina su un fuoco che arde ormai da quel devastante 6 gennaio del 2021, quando gli sciamani trumpisti, con le corna in testa, le pellicce addosso e poi bastoni e poi armi, aizzati dal loro idolo appena sconfitto alle presidenziali, diedero l'assalto al Campidoglio di Capitol Hill. Un atto eversivo che per Trump da allora non è mai finito.
di fatto un quasi golpe, che ormai è diventato permanente, perché Trump già fa sapere che se perderà queste elezioni ancora una volta, chiamerà il suo popolo alla rivolta. Tutti i comportamenti, le parole, le omissioni, le interviste del miliardario, già condannato peraltro dalla giustizia statunitense, rispondono a questa logica paragolpista. The Donald è legibus solutus per definizione, è oltre la legge degli uomini e i suoi avversari democratici sono l'asse del male che può portare l'America alla rovina. Di più, adesso sono quasi i mandanti morali dei suoi attentatori. E tanto per avvelenare ancora di più i pozzi, il braccio armato del trumpismo nella blogosfera, e cioè l'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, sul suo captive social, l'ex Twitter che comprò anni fa per 44 miliardi, salvo poi destrutturarlo e quasi distruggerlo, aggiunge: perché a Biden e a Harris non spara mai nessuno? Voi capite come impattano messaggi come questi in una nazione lacerata ed esasperata, divisa a metà non soltanto tra due diversi schieramenti politici che incarnano ormai mondi contrapposti e inconciliabili? Capite che effetto possono avere in un paese in cui esistono più armi che persone? E in cui ormai si spara quasi ogni giorno nei supermercati oppure nelle residenze presidenziali? L'America violenta è sempre esistita e la violenza ha colpito o lambito più volte la stessa Casa Bianca, lo sappiamo, dai Kennedy a Reagan, ma nessun candidato si era mai autoproclamato salvatore della patria per conto di Dio. Ne aveva imputato delle violenze i suoi competitor alla presidenza. Quando Trump dice che negli stati come l'Ohio i migranti haitiani mangiano i cani e i gatti degli americani onesti, si può anche ironizzare o persino sorridere o ridere, come ha fatto Kamala Harris durante l'ultimo duello televisivo. Purtroppo la crisi dell'impero americano vive anche di questi momenti, ma ormai non c'è più niente da ridere. L'America, ancora una volta, ha molto da insegnarci nel bene e purtroppo nel male. Se la politica si nutre solo di odio e di fake news, di delegittimazione dell'avversario trasformato in nemico e di manipolazione della realtà trasformata in verità alternativa, allora le democrazie possono anche morire. Può succedere laggiù, nel nuovo mondo, quello dei padri pellegrini e del Mayflower, della Bill of Rights e della prima Costituzione del 1787. Ma non dimentichiamolo mai, può succedere anche qui, nel vecchio continente, nella terra dei lumi e del logos. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.